scrittrice di romanzi bigama, sposata con Giorgio, un intellettuale professore di matematica, e con Danny, musicista sognatore che vive nel suo mondo. Due figli d'arte, Marco Morandi e Carlotta Proietti, si ritrovano insieme a teatro. Nella commedia Non c'è due senza Carlotta Proietti, racconta così il suo personaggio. Maria Teresa è una scrittrice e io, il mio personaggio è Sara ed è una sua carissima amica e la sua editrice. Il fatto che lei sia incinta esce fuori insieme a me in una chiacchierata, quindi totalmente casualmente. E io le consiglio così di uscire un po' allo scoperto o quantomeno cercare di capire i due mariti che cosa ne pensano. In scena, insieme a Carlotta Proietti e Marco Morandi, anche Claudia Campagnola e Matteo Vacca. E nell'esilarante commedia toccherà il traguardo delle 100 repliche. Ci ha dato enormi soddisfazioni, siamo andati in giro per tutta Italia e con queste 2 settimane al Teatro Golden festeggiamo le 100 repliche, quindi è davvero un bellissimo traguardo. Marco Morandi è uno dei due mariti. Io sono il marito più sognatore, musicista, tra l'altro un momento anche un po' in crisi di creatività, non riesce ad andare avanti con le sue canzoni. Mi ritrovo un bel po' nel personaggio, anche perché Tony Fornari, che ha scritto la commedia, ce l'ha un po' cuciti addosso questi personaggi. Durante lo spettacolo Danny non riesce ad andare avanti a scrivere una canzone che in realtà è una mia canzone che è contenuta nel mio album e si chiama Il Binario 6 e fa così. E la musica va sotto un cielo di pietra e ti porta su un piatto d'argento un vuoto che prima non c'era e la sua solitudine. E qui mi blocco, non riesco ad andare avanti e poi durante lo spettacolo si vedrà, venite a teatro per scoprire se finirò questa canzone. Ma anche 3 giorni fa eri qui? Non lo so, ma è proprio questo il motivo della mia crisi.